Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti alla presentazione del terzo volume della collana Progetti di vita, storie di studenti con disabilità, dedicato al tema dell'espressione letteraria e artistica. La collana è curata dall'Ufficio Servizi per l'Inclusione di Studenti con Disabilità, USID, dell'Università di Pisa, in collaborazione con il Polo Comunicazione del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura ed è pubblicata dalla Pisa University Press. Introduce il professor Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica. Io introduco solo nel senso che do il via agli interventi, portando il saluto della struttura che stamani ci ospita e vi ospita, il Museo della Grafica, quindi è la struttura voluta dall'Ateneo con il Comune di Pisa. Insieme a me, infatti, porto i saluti della professoressa Virginia Mancini, dell'amministrazione comunale, nostra presidente, e per questo bellissimo evento. Si parla appunto di letteratura, di arte, di creatività in un posto, in un luogo deputato a questo, tra opere di diversi linguaggi, quindi questo ci fa particolarmente piacere. Su temi che, beh, storicamente ci sono nel cuore. Grazie a questa collaborazione strettissima con tutte le realtà coinvolte stamani, a partire, io voglio sottolineare il rapporto con Luca Fanucci, con Francesca Corradi, quindi con tutto il sistema museale di Ateneo, su temi, ripeto, che ci stanno molto, molto a cuore. E gli amici sono tanti e quindi io non aggiungo altro se non ringraziarvi molto per essere qui e dando la parola a Enza Pennecchia, alla professoressa Enza Pennecchia e buon lavoro per la giornata. Buongiorno a tutti e a tutti, come prorettrice alla coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio, sono qui a portare naturalmente i miei saluti e i saluti del rettore Riccardo Zucchi e di tutta la squadra di governo. Insieme a Luca Fanucci, ci stiamo occupando di tante cose che riguardano il tema della inclusione e il tema della coesione. Voglio condividere con voi alcune piccolissime riflessioni. Inclusione è una parola molto bella ed è una parola che usiamo con frequenza quando si tratta di tenere conto delle differenze. Proprio qualche giorno fa però una nostra collega, anche lei nella squadra di governo, ci ha aperto delle nuove prospettive e ci ha fatto osservare che quando parliamo di inclusione, parliamo sempre immaginiamo di assorbire qualcuno in una comunità che però è già di per sé strutturata e definita. E invece forse dobbiamo fare un passo avanti ulteriore e, dopo l'inclusione, parlare di trasformazione. Una comunità che si arricchisce di elementi portatori di differenze, quali che siano queste differenze, non deve vivere in una prospettiva statica questo apporto di ricchezze e prospettive, bensì in una prospettiva trasformativa. E questa prospettiva trasformativa, questa capacità di trasformazione, questa capacità di lasciarci attraversare, deve riguardare tutte e tutti noi, per uscire continuamente arricchiti in una prospettiva veramente dinamica, trasformativa, continuamente arricchiti dal contatto e dalla contaminazione con le diversità di qualunque tipo esse siano. La seconda considerazione che voglio condividere con voi riguarda una lettura che ho fatto in maniera veramente casuale, ma direi con una tempestività propizia, proprio ieri. E in questo articolo di un giornalista che mi piace molto e che si chiama Riccardo Luna, richiama l'attenzione sul fatto che
Sparta, una delle città più famose dell'antichità, non ha lasciato scrittori, filosofi, artisti. Una società che aspirava alla perfezione fisica, all'efficienza fisica, al punto di selezionare le imperfezioni fisiche, le insufficienze fisiche. Una società che ha mirato a questo ideale di perfezione e di efficienza fisica è stata povera dal punto di vista culturale. Non ha lasciato artisti, non ha lasciato filosofi, non ha lasciato poeti. E invece se noi ci concentriamo un po', ci rendiamo conto che molte delle personalità più fulgide, più indimenticabili, inarrivabili quasi, sono personalità che hanno attraversato un vissuto di difficoltà, di tormento, di dolore, e sono diventati grandi e indimenticabili non nonostante quelle difficoltà, ma grazie a quelle specificità. Quindi abbiamo una bella responsabilità come università, come una università che si propone di non lasciare indietro nessuno e di far fiorire i talenti, intesi non nella prospettiva meritocratica, ma nella prospettiva di aiutare ciascuno e ciascuna a capire qual è il proprio talento e farlo fiorire. E il nostro compito come comunità universitaria è quello appunto del reciproco ascolto e del reciproco sostegno nella fioritura di questi talenti. Perché siamo una trama di relazioni, siamo una trama e ogni volta che c'è un'insufficienza o una perdita o una non fioritura di un elemento di questa rete, di questa trama, perdiamo tutti, la dobbiamo considerare come una perdita personale. Voglio concludere con una considerazione che riguarda un principio buddista. Molti di voi sanno che io sono buddista e c'è un principio nel buddismo che è abbracciare il karma come missione. Abbracciare il karma come missione significa accogliere, non accettare in maniera rassegnata, ma accogliere in una maniera attiva e proattiva ciò che si è e trasformarlo nella risorsa più grande, nel proprio tesoro più grande, e farne missione per il miglioramento della società tutta. Io credo che i ragazzi e le ragazze con disabilità che noi abbiamo nell'università e che con i loro sforzi e con la loro fioritura ci dimostrano quanto è possibile fare comunque in una prospettiva di realizzazione di sé, ci stiano indicando proprio questo, come si può trasformare una difficoltà in una missione per il miglioramento di tutte e tutti. La questione è essere in grado di capirlo anche noi e di valorizzare e trarre insegnamento e andare avanti tutti insieme. Grazie. Grazie, accogliamo Paolo, un altro nostro laureato che è appena arrivato. Prego Paolo, grazie di essere venuto. Laureato in discipline dello spettacolo e della comunicazione e studente di magistrale. Benvenuto Paolo. Allora, sono Luca Fanucci e sono il delegato del rettore per l'inclusione degli studenti e del personale con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento. Benvenuti a tutti e ci tengo a ringraziare Alessandro per l'ospitalità, Enza per le sue parole sempre profonde e fonte di grande riflessione e la mitica professoressa Sandra Lischi, che con me ha iniziato questa avventura come direttore di questa collana. Io onestamente qua vedete ci sono i primi tre numeri che abbiamo fatto, quindi tre è un numero particolare, quindi semplicemente volevo gioire con voi questo piccolo traguardo, del quale bisogna ringraziare sicuramente
il comitato scientifico, bisogna ringraziare la Pisa University Press che pubblica con accesso libero questa piattaforma su questo sito in modo che possa essere tesoro di chiunque è interessato a leggerla. Ci tengo a ringraziare anche il polo della comunicazione del CIDIC che ci aiuta sempre in queste attività di diffusione ed è molto importante. E in pratica oggi siamo al terzo volume che sarà presentato da Sandra e non vedo l'ora di ascoltare i quattro autori che sono veramente il cuore della collana. E in questo senso questo è un traguardo che credo sia opportuno condividere con un po' tutta la nostra comunità e in particolare con gli uffici che diciamo seguono tutti i nostri studenti, l'unità di orientamento e supporto agli studenti che ha anche il servizio denominato USID, conosciuto USID sul territorio, servizio all'inclusione degli studenti con disabilità. Credo che questi risultati passano sempre dall'opera delle persone, dalla loro grandezza, quindi ci tengo a ringraziare tutte le persone che ci lavorano, Alfonso, Federica, Barbara, Maria Paola, Giulia, Letizia e tutti quelli che sono passati prima da questo ufficio che poi hanno cambiato il loro ruolo all'interno dell'Ateneo, come ci tengo a ringraziare un po' tutti i docenti e gli studenti che in pratica si intrecciano a livello delle loro professionalità con queste esperienze di vita che cerchiamo di raccogliere in questa collana. Ringrazio anche tutte le psicologhe e gli psicologi del servizio ascolto, molto importante per tutti i nostri 50.000 studenti. Quindi Stefano, Roberta, Gianna e tutti gli altri. E in pratica quando ho pensato a questo terzo volume ho detto andiamo a vedere quello che abbiamo già pubblicato sulle news, perché la cosa bella è che da tanti anni che spesso quando il nostro laureato raggiunge l'obiettivo ci fa piacere essergli vicino in questa festa, in questo traguardo, e quindi vi faccio vedere quelli che ho visto rispetto a quelli che si sono laureati più recentemente, perché Luca Casapieri si è laureato nel 1998 e quindi questo tipo di opportunità non l'avevamo ancora fatto. Vedete, ve le scorro, vedete c'è Giacomo Denuccio, 22 novembre 2017, dopo lo conoscerete di persona con un paio di foto che sono presenti sulla news. Poi vedete che abbiamo anche Luca Razzauti, un altro degli autori del numero di oggi, e le scorro senza entrarci dentro per far vedere la commissione, la professoressa Lischi, e ancora vedete che c'è un'altra foto dove abbiamo la commissione e anche il sottoscritto, oltre a un altro personaggio, e poi vedete anche l'altra laureato Tommaso, febbraio 2020, anche qua lo vediamo con la commissione, la professoressa Lischi è sempre nel mezzo, e ancora un'altra foto di un altro personaggio che onestamente ha avuto un ruolo determinante per quello che oggi possiamo offrire a livello di inclusione per quanto riguarda il nostro Ateneo. E avete riconosciuto certamente il professor Paolo Francesco Mancarella, che ha avuto il ruolo di delegato del rettore per l'inclusione da quando è stata istituita questo ruolo con la legge 1799 fino al 2016, dove diciamo indegnamente mi ha indicato come suo successore quando si è candidato come rettore. E la cosa che mi preme è che lui, insomma, come si vede un po' da queste foto, vedete che ha avuto un ruolo non solo per quanto riguarda i servizi che ha messo in luce, però essere presente al giorno della laurea, in questi anni era rettore, e quindi sapete solo immaginare voi quali sono gli impegni del rettore. Secondo me è una testimonianza di vicinanza infinita, per cui qualunque istituzione pubblica o privata avesse la massima autorità che lo rappresenta vicina a questi traguardi, credo che tutto il mondo sarebbe assolutamente migliore. Quindi se Paolo, che vedo qui in quarta fila, volesse venire a salutare e abbracciare gli autori del numero di oggi, da Luca Casapieri a Luca Razzauti
a Giacomo De Nuccio e a Tommaso Fanucci e sarei contento. Lui non voleva, ma io l'ho voluto fare lo stesso. Buongiorno a tutte e a tutti. No, non volevo, e poi è la prima volta che mi chiamano Paolo Francesco, eh. Mi chiamo Paolo Maria. Ah, Paolo. No, diciamo, io sono commosso in questo momento perché è il coronamento di un percorso che ho iniziato io sì indegnamente nel 2000, quando il professor Modica, il compianto rettore Modica, mi disse: voglio che tu ricopra questo ruolo di delegato di disabilità. Io sapevo poco in realtà di disabilità, avevo semplicemente seguito un ragazzo del mio corso di laurea di informatica che aveva rotto le scatole parecchio al rettore Modica, all'allora prorettore degli studenti, professor Gianfranco Denti, che voglio ricordare perché sono state persone che hanno creduto fin dall'inizio nel percorso. E voglio anche ricordare il professor Piero Manfredi, collega di economia, che seguiva persone con disabilità nel suo dipartimento e che mi ha affiancato, insomma, all'inizio di questo percorso. Capite che oggi venire qui, togli quelle foto perché sennò mi viene da piangere, venire qui e vedere quello che siamo riusciti a raggiungere con l'impegno, no, di tutte le persone che Luca ha menzionato prima, perché voglio dire, senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile, tutte le ragazze e ragazzi, li chiamo così, dell'ufficio di disabilità, che vi assicuro ci mettono l'anima e forse anche qualcosa di più nel lavoro che fanno. Ecco, oggi è il coronamento, un altro coronamento del percorso che abbiamo intrapreso, forse ci avevamo visto giusto. La professoressa Perlecchia prima parlava di inclusione, di trasformazione, io credo che un piccolo passo verso la trasformazione c'è stato in questi anni. Ricordava prima Luca che io appunto ero presente alle lauree di Tommy, di Giacomo e di Luca. Con Luca Casapieri abbiamo in comune il fatto che siamo entrambi informatici, siamo conosciuti solo diciamo elettronicamente tanti anni fa quando lui stava facendo informatica. Ecco, mi sono perso. Ero presente, sì, avevo tanti impegni, ma ero presente. Non potevo non essere presente, ma sapete perché ero presente? Per restituire a queste persone quello che avevano dato a me. Era un modo per dire grazie a loro, perché questa collana si chiama Progetti di vita. Io credo che si potrebbe chiamare anche Lezioni di vita. Qui noi abbiamo testimonianze in tutti i volumi, anche in quelli che verranno sicuramente, abbiamo testimonianze di persone che nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, ci dimostrano che con la caparbietà, che con la voglia di valorizzare il proprio talento, di far emergere il proprio talento, si arriva da qualunque parte. Io tutti gli anni, da un po' di anni, ricevo benvenuto all'assessore Unno, grazie per essere qua, ricevo da Luca, da Giacomo per Natale dei loro scritti di auguri, vi assicuro che sono dei testi meravigliosi nei quali loro riescono a esprimere davvero attraverso un'espressione artistica, la dimensione che hanno trovato per esprimere il proprio talento, esprimono dei sentimenti e delle emozioni che lasciano veramente il segno. Ecco, la mia presenza allora e anche oggi è un modo per dire loro grazie, grazie, grazie per l'insegnamento che ci avete dato e che ci state dando. E continuate così. Grazie. Grazie Paolo. Bene, allora è il momento di introdurre la professoressa Lischi, che ha curato in modo particolare questo volume. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Una grande parte di ringraziamenti è già stata fatta. I nostri autori di oggi sono già stati presentati, quindi non mi resta che presentare questo terzo volume,
che è già consultabile sulla piattaforma appunto della Pisa University Press e quindi può essere letto da voi. L'idea della collana è di fare di tanto in tanto anche dei volumi a stampa, il primo volume è stato così, quello sull'esperienza ai tempi del Covid, tutti gli altri sono comunque consultabili online. Questo terzo volume è dedicato all'espressione artistica e letteraria e ci siamo accorti che questo filo dell'espressione artistica percorreva molte testimonianze raccolte anche per i precedenti volumi. Molti di questi nostri studenti, ex studenti, laureati eccetera, sottolineavano comunque l'importanza della fotografia, della musica, del video nelle loro testimonianze. Allora ci siamo detti con Luca, col comitato scientifico, perché non dedicare proprio un quaderno interamente a questa esperienza? La filosofia della collana è di far parlare in prima persona gli autori e le autrici. L'idea è stata proprio quella di non di fare una collana di studi di impronta accademica, scientifica, benché ci sia un comitato, benché ci sia sempre un commento alla fine di ogni volume che cerca di tirare le fila, ma l'idea è quella di far parlare in prima persona gli autori e le autrici, quindi racconti, progetti di vita, ma proprio anche racconti di vita, da cui emergono, non posso soffermarmi ora, ma veramente emergono tanti elementi di riflessione sul ruolo della scuola, della famiglia, dei tutor, sulle delusioni, gli ostacoli, le difficoltà, sugli entusiasmi, la passione e anche uno stile spesso ironico, autoironico, quindi una grande capacità di esprimersi e di raccontarsi anche agli altri. Questo volume raccoglie le quattro testimonianze degli autori che sono stati poco fa introdotti e che si esprimeranno a loro volta qui fra poco. E quello che emerge da questi loro racconti non è soltanto la narrazione di un percorso irto di ostacoli, come diceva anche chi mi ha preceduto, e quindi non emerge solo la determinazione già negli studi, già nel percorso, già nell'impegno enorme per arrivare a dei momenti, a dei traguardi, ma emerge il ruolo dell'arte come catalizzatore di energie che non solo sono solo terapeutiche, come si potrebbe pensare banalmente, l'arte come terapia, come cura, come autoterapia. No, sono riflessioni sul potere che ha l'arte di farci uscire da noi stessi, di superare le etichette, di superare le definizioni, cioè di farci evadere in senso positivo da tutte quelle gabbie definitorie che affliggono tutti noi, ma che affliggono a maggior ragione le persone con disabilità. E quindi l'arte diventa, e questo emerge in maniera molto chiara, un territorio dove ritrovarsi liberi, liberi da tutte queste etichette e definizioni che punteggiano questo percorso. Io mi associo, sono racconti molto belli e poi conoscerete presto direttamente anche questi percorsi nella letteratura, nella poesia, nell'arte figurativa, ma ci tengo a sottolineare anch'io, alcuni di loro sono stati miei allievi, come la loro presenza nell'università sia preziosa e come sia anche in aula sia preziosa la loro presenza, la loro determinazione, perché veramente, a parte le capacità artistiche, espressive, che dimostrano anche oltre gli studi, anche magari prendendo qualche spunto dagli studi che hanno fatto, ma non sempre, certe volte muovendosi anche con l'ausilio, devo dirlo, prezioso di tecnologie. Perché si parla spesso anche in modo negativo delle nuove tecnologie a cui i ragazzi e le ragazze sono troppo dediti. In questi casi sono una salvezza,
per certi aspetti, quindi l'ausilio del computer, l'ausilio delle tecniche di elaborazione digitale, insomma, e poi lo sappiamo bene, l'USID le ha sviluppate queste ricerche, siamo l'Università di Pisa, è un centro di eccellenza proprio per l'attenzione alle disabilità. Ecco, e questa capacità di abilità proprio di esprimersi artisticamente va di pari passo con la grande lezione, lo diceva Paolo Mancarella poco fa, la lezione di vita che queste persone, che voi date in classe agli studenti che si confrontano con voi e con gli ostacoli reali e duri che dovete affrontare ogni giorno, e lo fate con grande insomma, con grande coraggio e in maniera esemplare, quindi anch'io mi associo ai ringraziamenti. Sì. Invito anche la dottoressa Di Brino, che ora presenterà con Luca Casapieri il lavoro. Ora proiettiamo un video che ha montato Luca Casapieri, in cui potremo vedere e ammirare le sue opere. Poi Andreina, la dottoressa Di Brino, che ringraziamo, ci leggerà alcuni suoi pensieri. Thank you.
Allora, io sono stata compagna di liceo di Luca. Ci siamo conosciuti peraltro in un periodo difficile, non c'era insegnante di sostegno inizialmente, no? I tuoi genitori che ti hanno davvero aiutato moltissimo sin dall'inizio. E sono state citate delle parole più volte: inclusione, trasformazione, lezione. E questo Luca è stato per tutti noi, per me in maniera particolare, ma posso parlare a nome di tutta la classe, perché è stato un arricchimento continuo, tuttora continua ad esserlo. Mi fermo qui e vi leggo il suo pensiero mettendomi gli occhiali perché non vedo niente. Allora, mi chiamo Luca Casapieri e sono un disabile motorio. Posso adoperare il computer normalmente con un mouse speciale che posso guidare con il movimento della testa. Per questa occasione ho realizzato un video con le mie creazioni messe in sequenza, che è quello che abbiamo visto. La mia è una pittura digitale che prende spunto da una fotografia. Su questa intervengo con le pennellate digitali, lasciando fluire il colore su paesaggi, scorci di mare, angoli di cielo, atmosfere marittime e quant'altro mi solleciti emotivamente. Tutto ciò viene così trasformato, assume una nuova vita, un nuovo senso. Colore, realtà, immaginazione e materia si integrano, si omogenizzano, si armonizzano. Giocare, accordare, sperimentare il colore è una passione che ho fin da quando ero piccolo. Nel video ho mantenuto fedeltà a questo principio e cercato di mettere in evidenza la mia pittura, giocando ancora una volta con la composizione e ricomposizione di forme e colori. Grazie Luca. Grazie davvero, grazie, grazie. Grazie Luca. E ora inviterei un altro dei protagonisti di questo volume, che è Giacomo De Nuccio. Thank you.
figlio che ha 20 anni, esattamente 20 anni, scattato nel giorno, cioè girato nel giorno del compleanno di Giacomo, perché ci è sembrato significativo di come, di tutta quella che la sua personalità, di quello che lui ha sempre fatto e di ciò per cui si è sempre battuto, che è l'aiuto agli altri, non solo a se stesso. E, le parole che sono scritte lì sono in pratica solo un saluto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo, ma non è molto importante sapere come mi chiamo. Al mio posto potrebbero esserci molti altri, alcuni anche molto conosciuti, ad esprimere il proprio pensiero su come si può affrontare con soddisfazione la vita, anche se si è disabili. Scusate, potete ingrandire perché io non ci vedo niente. Oggi è cambiata la nomenclatura, ma la sostanza non cambia. Le parole sono parole, molto dipende da come vengono usate. Quando non si rientra nella cosiddetta norma, non sono necessarie nemmeno le parole. Uno sguardo basta a volte ad allargare una ferita di necessità aperta. Non è lontanissimo il tempo in cui sono stato l'handicappato che non capisce niente, il senza attività di pensiero, quello per il quale non valeva la pena spendere tempo ed energie e sarebbe stato facile arrendersi alla fatalità senza il sostegno dei miei genitori. Nel prendersi cura di me sono stati capaci di andare oltre una diagnosi infausta e di vedere ciò che nella mia persona c'era piuttosto che quello che mancava. È vero anche che il mio impegno non è mancato e che ho avuto come aiutanti tutti coloro che hanno creduto in me, ma un vero salvagente nel mare agitato in cui mi sono spesso trovato a nuotare è stata la poesia. Ascoltare poesie e poi cimentarmi nello scriverle mi ha giovato più di qualsiasi terapia, perché mi ha consentito di esprimere in poco tempo e con poche parole pensieri, emozioni, sentimenti, stati d'animo, desideri, cioè dimostrare la persona che sono. Il mio è un percorso faticoso iniziato 28 anni fa e per me non avrà mai fine, ma sono molto contento che negli anni conoscere la mia esperienza abbia spronato altri ragazzi a non arrendersi alla propria condizione, a trovare ciascuno la propria strada per uscire dalla schiera degli invisibili e a vivere con soddisfazione almeno il presente. Per questo sono qui, per questo ringrazio i presenti e in particolare gli organizzatori dell'iniziativa che oggi mi vede coinvolto. Grazie a tutti. Grazie Giacomo, grazie davvero. Una bellissima testimonianza, grazie. E ora invece invito qua Tommaso. Tommaso Fanucci. In sottofondo, dimmi tu se il volume va bene. Salve a tutti, mi chiamo Tommaso Fanucci, io ho fatto questo tirocinio nel 2020. Oltre a fare questo tirocinio in maniera fisica, per me ho voluto dire molto anche dal punto di vista professionale, perché ho cresciuto la mia autostima in me stesso e la capacità di stare con altri, soprattutto il lavoro in team. Per me è stato un grande rilancio, perché a scuola non credevano in me, mi avevano denigrato in continuazione, e fare questo tirocinio per me
è stato come un salvagente, perché ho conosciuto bellissime persone e tutti si sono presi cura di me in maniera totale, perché purtroppo nella vita non sa mai cosa succede. La vita purtroppo è così, ma per fortuna ci sono situazioni che te la posso cambiare, come è successo con il tirocinio. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso di partecipare a questa mostra, perché questa mostra me la porterò sempre nel cuore. E grazie a questa mostra sono riuscito a rilanciarmi. Questa mostra ha passato via le tre della scuola e dell'indifferenza, e quindi sono grato a chi mi ha fatto partecipare. La mostra è una cosa che mi ha aperto il cuore e che mi ha fatto accendere i riflettori, dicendo che io non sono quello che veniva descritto al liceo come un handicappato. Al liceo mi avevano detto, avevano messo in dubbio che potessi fare l'università, ma grazie al tirocinio ho scoperto che posso stare con gli altri e collaborare con loro. E non come è successo al liceo, che si cantavano tutti e mi vedevano come un problema. Di questo sono grato e sono molto contento che ho vinto io sull'indifferenza e su il liceo che l'ho visto come un nemico. Per me l'università è stata un'ancora di servizio. Mi ha fatto veramente svoltare la vita in positivo e sono contento di aver partecipato a tirocinio, perché è anche il motivo per cui sono qui oggi. Davvero Tommaso, personalmente mi sono anche un po' commossa, grazie davvero, una bellissima testimonianza. E ora inviterei invece Luca Razzauti, fra l'altro è un mio concittadino, quindi da Livorno direttamente. Vieni Luca.
Allora, volevamo solo aggiungere che questo volume è dedicato alla memoria di Simone Casprini, grande passione per la letteratura e la poesia che ci ha lasciato e a cui è stato dato una laurea honoris causa proprio perché era un passo dalla laurea in letteratura al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, quindi a laurea specialistica. Poi i prossimi numeri saranno dedicati ad altri temi, pensavamo di dedicare anche un numero all'apporto fondamentale delle famiglie e dei tutor che sono, lo si vede anche oggi qua, insomma, elementi fondamentali del percorso dei nostri autori, delle nostre autrici. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, penso che i lavori che avete visto, le testimonianze si commentino da sole, io stessa non avevo voluto anticipare niente proprio per lasciare spazio il più possibile alla voce, alle immagini, ai testi dei protagonisti di oggi. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io volevo magari ancora ringraziare l'assessore Munno che è qui con noi, se vuole venirci a dare un saluto e magari anche a una riflessione conclusiva di questa presentazione. Grazie veramente dell'invito e a queste, come vorrei riprendere le parole che sono state appena scritte, è veramente difficile parlare dopo tutte le belle cose che ho sentito e soprattutto con l'emozione, no? che ci hanno trasmesso, quindi non è semplice. Io penso che le cose che sono state dette in quest'ora, le parole appunto, i termini che sono stati usati sono di grande insegnamento per tutti noi. E ci sono delle parole chiave in tutto questo percorso, famiglia, quindi anche tutor, scuola, università. Sono state dette anche parole dure, se vogliamo, nei confronti della scuola, no? E anche un po' nei confronti della politica, perché ci è stato detto, c'è stato cambiato il nome un sacco di volte, però la sostanza, sempre quella, era rimasta, no? Nel tempo. Quindi, per fare una buona scuola, ci vuole una buona politica, ci vogliono le idee, ci vuole professionalità e educazione. Quella che voi avete trovato all'università, perché all'università si arriva con altre, intanto siete più grandi, più adulti e avete quindi anche sicuramente più forza e coraggio come tutti noi, ma trovate anche un ambiente sicuramente più preparato e indirizzato e anche quindi c'è maggiore professionalità e anche coloro che sono i vostri compagni di vita, di corso, sono più adulti, quindi sicuramente più educati e più preparati ad affrontare la diversità. E questo quindi non è per una chiedere scusa se le nostre scuole non sono del primo ciclo e del secondo ciclo che vi hanno fatto tanto soffrire, perché questo ho capito dalle vostre da quello che avete scritto, da quello che avete detto, non è un voler chiedere scusa, anche in quanto assessore all'istruzione mi sento molto parte di questo sistema e di questa responsabilità, per quanto sia pochi gli anni che sono dentro a questo sistema. Però ecco, quello che credo è che sento di essere attraverso le vostre parole sulla strada giusta. Perché grazie a un assessorato dedicato alla disabilità e quindi a tutte queste realtà che fino a poco tempo fa erano considerate soltanto di interesse sul piano socio-sanitario, in realtà si sta cercando di mettere l'attenzione, come diceva prima anche uno di voi, scusatemi ma l'emozione non ricordo, comunque quando avete detto che bisogna accendere un riflettore. Ecco, noi in questa maniera accendiamo un riflettore sulle persone che
per le loro fragilità hanno più bisogno di essere aiutate, accolte. E questo significa, cosa significa? Significa anche educare. Educare perché siamo tutti parte, ognuno di noi fa la differenza. Quindi il primo lavoro che dobbiamo fare nelle scuole è educare. Educare i compagni di classe, educare quelli che poi sono a fianco a voi, che dividono il banco con voi. E lo si fa attraverso tutta una serie di azioni, misure, che tutti i giorni, con una come queste, ma anche che ci fanno capire che siamo veramente tutti uguali e che anzi nella diversità ci possiamo soltanto arricchire. E sono piccoli messaggi che vanno fatti tutti i giorni, non bisogna mai smettere di farli. E poi bisogna lavorare sulla professionalità. Io penso sempre che, pensate che il comune di Pisa quest'anno spende 1.200.000 euro in assistenza specialistica, fino agli anni scorsi erano 600.000 euro. Vi dico questi numeri per immaginare la differenza. Però non è mai abbastanza, non è mai sufficiente, perché secondo me la professionalità dovrebbe partire non soltanto dall'esterno, ma dovrebbe proprio riguardare tutti coloro che si approcciano all'insegnamento. Quindi bisogna lavorare su grandi riforme anche sotto questo profilo. Infine, ma non infine, perché questo è il tema di oggi, l'arte. Io la prima volta che sono venuta qui era per un convegno che era sull'arte risveglia l'anima. E questo ne è l'esempio, no? Io devo confessarvi una cosa. Io quando ero piccolissima non sapevo forse nemmeno ancora scrivere e ho scritto una poesia. E poi per fino a 20 anni ho scritto, poi l'età adulta mi ha tolto questo stupore con cui riuscivo a guardare la vita. Però ho provato sempre, tutte le volte che scrivevo qualcosa, nel segreto della mia stanza, un momento bellissimo, cioè io stavo bene, era proprio catartica quel momento, quindi capisco perfettamente quello che voi riuscite a provare. Scusatemi se dico perfettamente, ma perché l'ho vissuto quando ero piccola, e che quindi quando la mia capacità di espressione non era abbastanza, no? Poi probabilmente ora che riesco a esprimermi, riesco a farlo anche a parole, e ho abbandonato per questo la poesia. Ma la poesia è veramente l'espressione dell'anima, e quindi grazie per donarci darci questi doni, perché altrimenti non riusciremmo a conoscervi fino in fondo. E così come la capacità di esprimersi attraverso l'arte pittorica, grafica, scultorea. Grazie davvero, e sono modi di esprimere che ci permettono di entrare in contatto con le vostre anime, con la vostra vita, con i vostri progetti di vita, e quindi ci aiutano a starvi a fianco e a ancora liberare di più quello che avete dentro. Quindi è un insegnamento continuo, e quindi vi ringrazio che anche per questa occasione, grazie per avermi anche dato la parola per potervi dire quello che provavo. Grazie. Grazie. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Qua c'è la copia cartacea del primo volume. Come sapete, come scelta editoriale, anche per renderlo accessibile a tutti, abbiamo scelto di renderlo disponibile sulla piattaforma progettidivita.unip.it, quindi l'invito è a leggere queste storie, queste narrazioni, e di farle leggere, perché come avete potuto provare oggi sono ricche di tanti insegnamenti, come poi diciamo la vita di ognuno di noi è un percorso che merita di essere raccontato attraverso la relazione, perché fra successi e insuccessi è comunque una fonte di insegnamento. La scuola, punto fondamentale per creare i cittadini di domani. Ringrazio tutti gli studenti e le studentesse della classe terza del liceo Carducci che sono stati stamattina insieme a noi,
e le invito a portare queste vostre esperienze, a quelle che è stata la mattinata di oggi, in tutta la vostra scuola, in modo che anche loro, tramite voi, possa aver vissuto questa esperienza. Vi ringrazio tutti.